Allora, questa è la semola che userò per fare questi gnocchetti. Questo è il rigagnocchi, il sale e acqua a temperatura ambiente o leggermente tiepida. Mi è venuta voglia di questi gnocchetti, che poi alla fine sono gli gnocchetti sardi, no? Oppure malloreddus, a seconda della grandezza di come si fanno. Quindi, semplicemente dentro una ciotola verso l'acqua, poi mi regolo se ce ne vuole un pochino di più, ce la metto, vi metto la dose poi in descrizione, e così con un cucchiaio giro, così, piano piano, la semola assorbe piano piano l'acqua. Qui ho messo tutta l'acqua che avevo preparato, però credo ce ne voglia un altro goccino. Adesso vediamo. Continuo con le mani così. Meglio metterne un po' per volta di acqua perché non devono venire morbidissimi. A me almeno piacciono abbastanza duretti. Ecco, direi così va bene. Giro sulla tavola, sul piano di lavoro e lavoro l'impasto a mano. Volendo si può fare anche direttamente in planetaria. Ok. Se serve metto ancora un po' di semola. Ok, ci siamo. La consistenza, questa è quella giusta, non troppo morbidissimi e nemmeno tanto duri. Adesso copro e lascio dai 30 ai 60 minuti. Dopodiché riprendo l'impasto e comincio a lavorare questi gnocchi. Adesso prendo un pezzettino, il resto lo lascio coperto. Questa la preparo, deve essere abbastanza insemolata, a parte che poi la semola la metteremo sugli gnocchi. Allora, adesso allungo come per fare gli gnocchi normali. Quindi, adesso accelero un pochino perché sennò vi annoio. E vediamo come farli, perché possiamo farli sia un pochettino più grandi che un pochino più piccoli, però visto che si chiamano gnocchetti, forse questi sono troppo grandi. Vi faccio vedere come fare. Allora, con il pollice, semplicemente con il pollice si fa così, però vedete, mettiamoli per lungo così vengono un pochettino più lunghi. E questi assomigliano più ai malloreddu sardi. Altrimenti, invece di usare il pollice, vedete, se lo metto, aspettate, adesso vi faccio vedere come fare con il tarocco, perché con il tarocco io mi trovo meglio. Tra l'altro, diventa più cavo con il tarocco, vedete? Perché lo spingo meglio, così, vedete? È semplicissimo farli. Mentre invece con il dito forse dobbiamo proprio strusciare tantissimo. Li insemolo per benino, continuo con gli altri. Sì, credo che continuo con il tarocco, che è molto, molto più semplice. Adesso cercherò di farli un pochino più piccolini. Ho messo la velocità un pochettino più alta per non annoiarvi. Beh, si vede, non è che vado così velocissima. Vedete, adesso li sto facendo più piccolini, quindi questo è a gusto vostro, eh.
diciamo che ragazzi, si dice gli gnocchi o i gnocchi? Aiuto! A me mi viene gli gnocchi, poi non so se è sbagliato, se qualcuno mi può riprendere. E poi vado a cercare sul vocabolario. Quindi dicevo, se vogliamo fare gli gnocchetti sardi, devono essere piccolini e più rotondi, diciamo. E invece quest'altra forma, in Sardegna sono i malloreddus. Io li faccio così un pochettino più lunghi, li preferisco. Vedete, si va abbastanza veloci. Magari se siamo in due è meglio, uno arrotola, taglia e l'altro fa sul rigagnocchi. Vedete? Belli. Poi vediamo come cucinarli. Questi volendo si possono congelare, magari li facciamo prima asciugare un pochino, e li congeliamo dentro un sacchetto così ce l'abbiamo pronti all'uso. Bene, continuo fino a esaurire l'impasto. Questa diciamo che è una dose per all'incirca 4 persone, quindi se volete aumentate, in proporzione. E poi penserò come cucinarli. Di solito si fanno con un sugo, con la salsiccia, però io ci vedrei anche le verdure in tanti altri modi, quindi cucinati insieme alle verdure. Oppure con un sugo semplice, pomodoro, salvia e basilico. Bene, ho quasi terminato. Sì, è una ricetta semplice, però mi piaceva farvela vedere. Forse tempo fa ho già fatto un altro video, però ogni tanto, sapete, mi piace rinnovare. Ok, ci mettiamo tanta semola, ma nemmeno serve perché sono belli duretti, eh? E li facciamo anche asciugare un po' prima di cuocerli. Bene, amiche ed amici, vi ringrazio della visione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ah, un'altra cosa, è importante attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche del canale. Ciao, ciao a tutti!